Palabucolo, fine gara 3-1 per l'F Volley Santa Teresa. Gaetano Allegra, mister del PGS Savio, qual è la tua analisi tecnica di questa gara? Allora, intanto i complimenti al pubblico dell'S Volley, che è stato veramente encomiabile sotto tutti i punti di vista, dal primo punto all'ultimo punto. Hanno tifato in maniera eccezionale per la loro squadra e questo è bello per lo sport, con la massima correttezza possibile e immaginabile. Tanti complimenti al Santa Teresa, che onestamente ho visto veramente bene, e non dico che l'ambiente ci ha condizionato, perché siamo una squadra abituata anche a giocare in queste condizioni, e allora non diciamo che il pubblico condiziona la squadra avversaria. È veramente la squadra del Santa Teresa che ha dimostrato di essere una seria pretendente alla vittoria finale del girone, anche per l'eventuale salto di categoria in B2. E per quanto riguarda la partita, noi non siamo potuti entrare nel primo set in partita perché il Santa Teresa ha attuato una tattica di gioco che onestamente ha bloccato le nostre principali fonti di soluzione di gioco. E nel secondo set abbiamo un attimino registrato la nostra prestazione, con ricezioni, con il nostro palleggiatore che era messo nelle migliori condizioni possibili di gioco per poter esprimere il proprio gioco, e soprattutto praticamente è stato anche la squadra ha tenuto anche mentalmente. Ecco, mister, secondo te qual è stata il fondamentale decisivo per la vittoria dell'F Volley? Sicuramente l'F Volley è una squadra molto compatta. Al di là dell'aspetto ambientale, dico, qual è stato l'aspetto tecnico, magari una particolarità che ti ha messo più in difficoltà? Allora, loro sapevamo, li conoscevamo per quanto riguarda il loro modo di giocare. Onestamente abbiamo contenuto inizialmente determinate loro grosse fonti di gioco, però poi alla fine ci hanno seriamente messo in grosse difficoltà con il loro gioco veloce delle loro centrali, che spesso hanno messo in crisi il nostro sistema difensivo. Quindi, per quanto riguarda il discorso loro di attuazione di questa situazione di gioco, ci ha sicuramente condizionato notevolmente. Però ho visto una squadra compatta in ogni settore, hanno sviluppato un gioco corale, erano presenti su ogni situazione di gioco, non si sono disunite per quanto riguarda anche perdendo il secondo set, hanno difeso costantemente in ogni condizione. Anche le loro poste 4 alla fine, anche se non con attacchi trascendentali ma con situazioni di gioco di relativa tranquillità, riuscivano a trasmettere insicurezza alla nostra difesa. Gaetano, una domanda che facciamo a tutti. Tu, siamo a girone andata inoltrato. Come vedi, che hai incontrato le squadre sicuramente più forti, dal Barcellona, almeno sulla carta, al Palermo, il Santa Teresa stasera. Secondo te qual è la scala dei valori, anche se ancora è presto, siamo agli inizi, il percorso è molto lungo. Tra le squadre che tu hai incontrato, qual è la griglia? Parlare veramente di griglia, onestamente, mi sembra una situazione un po' particolare. Io onestamente non saprei dare una griglia per quanto riguarda questo campionato, per quanto riguarda il nostro girone. Sicuramente devo dire che ci sono squadre ben attrezzate e in qualunque momento tu puoi perdere e vincere con qualsiasi squadra. Oggi magari hai una soluzione ottimale, hai la mentalità vincente, vai a vincere. Vedi noi a Barcellona o a Palermo, dove abbiamo veramente avuto la mentalità giusta, con squadre che alla fine sono tra le pretendenti anche loro per il salto di categoria, e poi possiamo magari incappare in qualche squadra, non per demerito nostro, ma sicuramente c'è anche il merito dell'altra squadra. Io non ho sempre detto che in questo girone è un girone che tutto si deciderà alla fine all'ultima giornata, perché secondo me ci sono 5 squadre che possono giocarsi il salto dei playoff fino alla fine. Non sottovaluterei squadre che alla fine sono un po' indietro, perché penso che alla fine più avanti ce li possiamo ritrovare e metterci sicuramente in difficoltà.
Grazie mister, speriamo di ritrovarci alla fine in Serie B, perché può succedere che anche due squadre del girone di Messina possono salire, come è successo l'anno scorso per il Palermo. Grazie anche a voi, complimenti al Santa Teresa e a questo fantastico pubblico, ve lo meritate se l'eventuale salto in B2, complimenti veramente, ok?